Questa è la grande terrazza di Taormina, che dà su uno splendido panorama a picco sul mare. Taormina è un mix di colori e di profumi, non solo fiori e piante, ma anche i profumi delle cucine e dei ristoranti che si incontrano lungo le stradine del suo centro. Addentrandoci nel centro storico, troviamo il Duomo, costruito nel 1400 sulle rovine di una piccola chiesa. Al centro della piazza si trova una bella fontana chiamata Quattro Fontane. Il nome si deve alle quattro fontane che si trovano agli angoli. Sulla vasca centrale si trova una piccola statua con busto di donna che raffigura un centauro o probabilmente un minotauro. A Taormina ci si imbatte spesso nei mori siciliani, cioè statue e vasi che raffigurano il volto di un uomo e di una donna, protagonisti di una famosa leggenda che racconteremo in un altro video. Uno dei luoghi da visitare è la villa di Taormina, caratterizzata da una fitta vegetazione tipicamente mediterranea. La villa in passato era abitata da Lady Florence, una nobildonna inglese che lasciò la Gran Bretagna poiché accusata di una relazione adulterina con il figlio, il futuro re Edoardo VII. Nel parco si trovano alcuni edifici ispirati alle costruzioni orientali, dove Lady Florence si dedicava al bird watching, cioè all'osservazione degli uccelli. Anche dalla villa il panorama è spettacolare. Percorrendo via Teatro Greco, si raggiunge il Teatro di Taormina, il monumento più antico della città. Il fondo della scena è parzialmente aperto al centro e lo scenario naturale che offre agli spettatori è meraviglioso. Ma è la sera, quando il sole tramonta e le luci del palco si accendono, che il teatro raggiunge il suo massimo splendore e assistere ad uno spettacolo è assolutamente emozionante. Ma adesso ritorniamo dove il nostro viaggio è cominciato. Andiamo in piazza 9 Aprile. È una piazza elegante, dove artisti e musicisti di strada si esibiscono per allietare le passeggiate dei turisti. Su uno dei lati della piazza troviamo l'affascinante Torre dell'Orologio e la Chiesa di San Giuseppe, con la bella scalinata collocata davanti all'ingresso. Taormina è una scoperta continua. Ad ogni angolo si respira storia, arte, natura, musica e cibo. Il fascino di questa città è così potente da incantare chiunque abbia la fortuna di poterla visitare e arricchirsi di tutta la sua straordinaria bellezza. Cercare di non negare, non io le asso, cercare di non negare.
Per continuare a scoprire nuove storie e viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale YouTube e visita il nostro sito www.freemason.it.